Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare un portasapone con un barattolo di Nutella e subito dopo vi farò vedere come creare il sapone alla Nutella. È un'idea davvero facile e veloce, ma soprattutto un'idea carina come regalo, quindi sfruttate questa idea come idea regalo. Come prima cosa prendo il tappo del barattolo della Nutella e cerco di creare un foro con una forbice. Quindi inizialmente vado a forare il tappo. Dopo aver forato il tappo, vado a ritagliare un cerchio nel mio tappo. Credetemi, è un'idea regalo davvero carina e soprattutto originale. Ho creato il buco. Vado a provare la nostra pompetta ed entra perfettamente, quindi posso incollare con la colla a caldo. Vado ad incollare tutta questa zona. La inserisco dentro il buco che abbiamo creato. A questo punto vado ad incollare la pompetta anche all'interno. Come vedete, ho incollato tutta questa zona. Bene, una volta fatto questo, è il momento di creare il sapone alla Nutella. Allora, verso il sapone che mi serve per riempire il barattolo della Nutella, qui, e poi verso 2 cucchiai di Nesquik, oppure potete utilizzare semplicemente il cacao. Vado a mescolare il tutto bene per ottenere la nostra crema di sapone alla Nutella. Quindi il nostro sapone alla Nutella. Come vedete, sin da subito si crea il nostro sapone. È davvero facilissimo. A questo punto vado a vessare il mio sapone alla Nutella dentro il barattolo di vetro alla Nutella. Vado ad applicare il tappo. E voilà, il nostro portasapone alla Nutella è pronto. Come vedete, è davvero facilissimo realizzare questo portasapone. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale perché ci sono davvero tanti video in arrivo. Il mio sapone alla Nutella è super super profumato. Buonissimo, è una vera goduria lavarsi le mani con questo sapone. Niente, io vi mando un bacione, mi raccomando, iscrivetevi, vi aspetto numerosi. Lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Questo video tutorial è un video tutorial veramente facilissimo da realizzare ed è anche un video tutorial molto famoso su internet. Quindi potete vedere altri video su come realizzare questo barattolo, diciamo, di Nutella e quindi il portasapone alla Nutella. Io spero che vi piace la mia versione perché è una versione molto facile. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia. Alla prossima!